La scorsa settimana siamo arrivati alla Spezia, dove abbiamo preparato la barca per un'intera giornata di navigazione. Oggi è finalmente ora di lasciare la Liguria per veleggiare verso Portoferraio, all'isola d'Elba. Buongiorno amici, è mattina presto, sono quasi le 6 e siamo pronti per... sono ancora un po' stanca. Siamo pronti per partire dalla Spezia e navigare fino all'isola d'Elba. Siamo vestiti con maglioni abbastanza pesanti perché l'aria del mattino è abbastanza fresca, fredda a volte e umida, quindi è meglio coprirsi. Poi mi metterò ancora la mia giacca da vela sopra e abbiamo tutto pronto, anche la pasta già fatta per pranzo in modo da non dover cucinare durante la navigazione, e sono contentissima di partire perché a me piace tanto passare le giornate in navigazione, seguire la routine della barca e della navigazione ed essere circondata dal mare. Tra tutte le possibili morning routine, quella della mattina di una traversata è la mia preferita. Alzarsi presto, salpare i primi bagliori dell'aurora, mentre tutto ancora dorme, e affidarsi a colui che non dorme mai, il mare. Bevuto il caffè, ho fatto un po' di ginnastica a prua, cercando di non perdere l'equilibrio. E poi, mentre scrutavo l'orizzonte, ho avuto il piacere di incontrare i nostri migliori amici, i delfini. La navigazione procede benissimo, abbiamo preso un pesce, quindi adesso lo prepareremo per pranzo, faremo una tartare. Abbiamo superato Pisa, siamo anche riusciti a vedere la torre. Adesso dall'altro lato riusciamo a vedere l'isola Gorgona, la radio. Ora di pranzare e adesso preparo quindi la tartare di aperitivo e poi scaldo un po' la pasta che abbiamo cucinato ieri. Bisogna sempre essere prudenti quando si cucina in navigazione. Noi teniamo il gas sempre chiuso, salvo quando lo usiamo, e assicuriamo le pentole alla cucina basculante con un fermapentole. I would be long gone by now.
devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one. No one. La temperatura fuori è salita, quindi mi sono cambiata. E adesso sto facendo il caffè, ho riposato un pochino, stiamo facendo un pochino di turni fuori. In realtà mio papà è sempre vigile e allerta, ma ogni tanto cerchiamo di farlo riposare e di controllare noi, che di non essere in rotta di collisione con altre imbarcazioni o soprattutto navi in questa zona, e che tutto vada bene. Il tempo libero in navigazione è anche utile per programmare le tappe successive consultando il Portolano, che fornisce informazioni utili, supporti e ancoraggi. Finalmente è arrivato il vento propizio e possiamo navigare solo a vela senza motore, ed è molto piacevole sentire soltanto il rumore del mare e del vento senza il rumore del motore. E questa è vera vacanza. Questa è un'altra cosa che mi piace moltissimo del viaggio in barca a vela, che il viaggio stesso è la vacanza, il percorso è la parte importante, non conta solo la destinazione. Mi godo tantissimo i momenti passati in mare, le giornate passate a navigare, specialmente quando le condizioni sono così. La navigazione sta andando benissimo, sono le 7:30, abbiamo ancora un'ora, forse un po' di più, di luce e ci stiamo addentrando nell'insenatura dell'Isola d'Elba. In realtà abbiamo l'Isola d'Elba di fronte e ci stiamo avvicinando a Portoferraio. La navigazione è stata molto bella, molto piacevole. Abbiamo avuto un piccolo momento di dramma, come si direbbe, perché abbiamo avuto un problema agli strumenti, ma in realtà si è risolto tutto per il meglio. Ogni tanto queste cose capitano in barca. Per fortuna mio papà è riuscito a risolvere tutto e quindi abbiamo potuto proseguire una bella navigazione tranquilla, e fra poco ci godremo anche un bel tramonto.
Dopo il tramonto ci siamo ritirati nel pozzetto e ci siamo concentrati sull'avvicinamento a terra, reso difficile dal buio, dagli scogli da evitare e dai traghetti che spuntano all'improvviso da dietro il promontorio. Abbiamo dato ancora nella baia, abbiamo cenato e ci siamo riposati. Rimanete a bordo la prossima settimana, quando navigheremo lungo la costa dell'Elba verso Porto Azzurro, uno dei miei porti preferiti, passeggeremo per la città e gusteremo la miglior zuppa di pesce.